Game One. Eccoci qui, cari naviganti, per un gameplay in compagnia di Demetrio del Bazar di Via Latta. Salve a tutti! E questa volta ci addentriamo in due mazzi agro, uno una vecchia gloria praticamente del formato, Ramno, con però accompagnato da un companion, Kaera, e il nuovissimo, perché è uscito con Baldur's Gate, Nishenbo, che ha avuto pochi giorni fa anche una deck tech, un approfondimento per vedere un po' questa novità come gira. Intanto vediamo subito che il gattone si propone già, esatto, con un bel ciccione pronto per picchiare. Qui poi l'abilità è eminenza qua, con dei gatti fa tanto. E intanto però Elvish Mystic, il nostro Elvish Mystic, giusto per rampare, anche perché Mishenbo costa 4 mana e per cominciare a diventare efficace deve entrare molto rapidamente. Ma intanto mi sa che il gattone qua, due terre, entra, lui si gonfia. Sì, qui questo è già un 2-3 che picchia con Arabno che lo pompa. Infatti sono già. E intanto gioco un altro gattone, che è ancora più forte di quello di prima. Wow, parte un po' più veloce qua. Qui con gli agro si mena, come si dice in gergo, senza tanti agile. Fronzi. Sì, proprio a razzo. Sì, poi ha incastrato due creature che sono tra quelle che si pompano di più e sono più grosse. Intanto vediamo che mi stappa per due con Rada, che lo aiuterà a rampare più velocemente per Minsk. Però non so quanto tempo avrà. Anche perché è già a 16. Il nostro Nicola in prota, vediamo che Matt Lawrence, che pilota il gattone, infatti gira per un bel po' di roba. Sono 5 danni. Sì. Tanto lui ne ha parato qualcuno, adesso ne ha 13. E intanto Winter Orb. Porca miseria. Brutto. Sì, alla faccia degli agro, come si dice in gergo. Esatto, sì, qua. Sì, perché tanto in questo momento qua a Ram non gli interessa, ha stappato, ma ovviamente dovrà ritappare. Sì. Winter Orb, lui gioca l'altra terra, Steppe si gonfia. Sì, qua partenza a razzo per il gattone che mena a piena, infatti. Ai, è già 5 in prota. È già 5, sì, ma per forza, è una pressione così. Adesso non so, sì, gioca. Ah no, gioca una rimozione. A Plankton Cavo. Sì, infatti. Gioca una rimozione su Lion, però attenzione. Aveva una protezione a colore e ormai direttamente Nicola ha concesso questo G1 che è stato rapidissimo. Veramente. Game 2. Eccoci qua per questo G2 tra Arabno e Mishenbo, che è stato una partita al fulmicotone praticamente, con il gatto che ha preso schiaffi. Una guerra lampo. Il nostro Planeswalker senza neanche permettergli di entrare in campo. Adesso vediamo questo G2 come girerà. Devo dire che sì, nonostante questa creatura, questa leggendaria che è da tanto che cavalca il formato, è stato forse uno dei primi video che abbiamo fatto come primer sul formato, continua a difendersi bene. Decisamente. Intanto spunta, fa cose. Vediamo se questa volta Minsk e Bram hanno un tempo di dimostrare il loro valore. Intanto vedo che tutti e due hanno malligato a 6. Sì. Che non è un buon segno per nessun agro in generale, però ce la capita tutti e due. Anche se Mishenbo, più che un agro puro, ha delle cosette, delle tech, grazie appunto al fatto che il Planeswalker faccia diverse abilità subito appena entra, fa questo pedina rapida, contravolgere, insomma fa anche value volendo, quindi è interessante per essere un mazzo che presumo, non so adesso la versione di Aral la quale sia,
presumo punti a picchiare, ha comunque nella zona di comando un bel enabler per giocare il motore. Veloce. Allora, eh sì. Terraboard Paradise, uccellino. Giusto per partire rampando. Vediamo dall'altra parte. Foresta. Ok. Se questa carta... Catmo, ok, mi ha lasciato un po' interdetto. Anche a me. Willy Bar. Sì, non, un set tra l'altro molto strano. Esilia Heavy Spirit Guide per giocare Minsk Boo. Che ovviamente fa saltare in aria subito. Si è giocato anche terra, si è fatto un po' veloce. Ma Minsk Boo è entrato e ha usato il meno 2. E ha usato la pedina Bo giusto per fare danni alla creatura e farla saltare. Sì, anche perché se no sarebbe stato di nuovo un picchiatore violento. Adesso vediamo. Però il nostro Matt Lawrence continua a giocare gatti aggressivi, anche se questo ha eco. Bo ovviamente ritorna, cosa non da poco. Mm-hmm. Diventerà facilmente un mostro, una creaturina. Sì, un bel 4-4, travolgere rapido, ma mi sa che Utopia Sprawl continua a rampare. Sì, continua a rampare, giustamente, anche perché vediamo cosa tappa. Fable of the Mirror Breaker e fa il 2-2 un Arbor Elf. Sì. E fa cosa? Ah, però Mana Tide per far saltare una creatura. Quindi, cioè, è un agro che gioca counter. Counter che non ti aspetti. Counter che non ti aspetti, però intanto questo invece te lo aspetti, che sono un po' di poppine da parte di Bo, che sono 4 danni in faccia, e ha un 2-2 che protegge Minsk. Ponsing Ward, vediamo un po' cosa viene giocato da Lorenz. Ha tappato per verde, ma non ho capito perché. Ah no, per l'eco della creatura, ecco. È vero. Sdraia, picchia ovviamente. L'altro protegge, sì, era comprensibile. E gioca... Un altro gatto, ovviamente. Che è un 3-1. Initiate Companion. Sì, tra l'altro quando fa danno stappa stappa creatura terra. Molto interessante. Sicuramente sì. Dare cautela senza dare cautela. Esatto. Ma intanto il nostro Bo picchia senza vergogna e fa altri danni con un Invigorate che qua... È tantissima roba. Eh sì. È tantissima roba, anche perché Minsk non ha attivato abilità, quindi infatti si sacrifica, fa il meno 2, pesca una valangata di carte. Ma una valangata, adesso non so quanto pescherà, ma mi sa che... Infatti secondo me Matt Lawrence sta... infatti no, fa danno. Ah no, ha deciso di far danno, no. Ha preferito rimuovere, no, pesca anche. Ha pescato 9 carte. Wow. Questa è la potenza di sto Planeswalker. Infatti riesce a rigiocarlo, perché fatemi capire, aveva mana sufficiente, forse sì. A quanto pare sì. Riottiene Bo. E ovviamente lo usa per distruggere l'altra creatura, ciao, e pesca di nuovo una carta, e adesso va in discard. Sì, ormai penso che è andato ormai... in controllo, infatti sì ormai non ce la fa più. Non ce la fa più. Game 3. Eccoci a questo G3, sempre in compagnia di Nicola Improta e Matt Lawrence. Secondo game che ha visto Minsk spuntare e rispuntare dalla zona di comando, aggressivo, un sacco di value e danni e soprattutto un sacco di rimozioni alle creature del povero Arabo, che si è trovato senza board nel giro di un niente.
Adesso vediamo questo G3 come volge. Di certo abbiamo che Kaina non c'è stato tempo di vederlo. Praticamente in tutti i due G2, G1 e G2 non l'ha fatto in tempo a entrare in mano, che era già finita la partita. Speriamo che questa sia un pelo più combattuta, vediamo. Anche se, insomma, avete visto, entrambi i mazzi puntano a fare partite rapide senza tanti fronzoli. D'altronde è, tra virgolette, il bello di giocare agro contro agro. Sì. Ma devo dire che in generale, nonostante il formato... Ecco, Jamestown. Che già entra subito, sì, per due mana. Questo già... E invece è una discreta... Matt Lawrence, Mulliga. Aia. Mulliga, e va però a giocarmi una Cavern of Soul, che ovviamente gioca Step Links. Non è fondamentale, ma diciamo che essendo un tribe, questa è una terra come un'altra. Multicolor va benissimo per le finalità del mazzo. Intanto vediamo che Aradal si gioca la sua taiga, e a questo punto ha già tre mana disponibili per giocare Bone Crusher. Stomp. In faccia. Esatto, sì, gioca Stomp chiaramente per rimuovere la creatura, e adesso avrà anche un Bone Crusher Giant. Vediamo un po' cosa succede. Ah, si gioca Hero of Resistance. Ok. Sì, la componente Stax di Arabno si è fatta viva anche questa partita. Vediamo se effettivamente rallenta quanto basta Nicola. Questa non è una carta che lo aiuta a far scendere il comandante in fretta. Intanto ha tappato per tre per prendersi mano Kaina. L'ho chiamata ed è arrivata. Dryad Arbor. Tappa 3, che in realtà è 2. Goro. Carta nuova. Carta nuova e soprattutto carta che dà rapidità a tutte le creature. Che con Minsk e Bo vuol dire tanto value. Tanto. Qui però viene giocato un Leoni Sky Hunter. Leoni Sky Hunter. 2-2 volare. Esatto, questo è un 2-2 volare. Uno dei pochi gatti volanti che sono previsti nella lista. Elvish Guide. Mi rodine un posto magico da quel punto di vista. Minsk. Minsk, vabbè, ma questo è un gatto a cavallo di qualcosa di volato. Ma tanto non è durato molto. Non è durato molto, anche perché Goro è stato usato, è stato sacrificato per la causa, e va a fare rimozione. Però viene giocato qualcosa dall'altra parte. Ah, viene giocato Kaena in M2, che è un 3-2. Non basta per Bo se lo ferma, però... perché adesso verrà pompato sicuramente. Adesso vediamo cosa decide di fare. Importa se attaccare, presumo di sì, anche perché Bo puntualmente ritornerà se muore, quindi anche lì token infatti virtualmente pompato. Infiniti, infatti viene pompato. Vediamo se va all'attacco oppure no. Gioca Questing Beast direttamente, peggio ancora. La carta con più testo infatti, che abbiamo mai visto. Sì, infatti, giusto una cartina che è costosa al giusto, potente il giusto, nel verde, tanto per cambiare. Ah, Bo è rimasto a protezione e Questing Beast ha fatto il lavoro sporco. Ora vediamo cosa viene giocato. Si comincia a Maglione che va a pompare Kaena, che è un gatto anche lui, e che quindi qua cominciamo a picchiare per roba grossa. Sì. 5-4, infatti, si va a ammazzare Minsk. Che tutto Kaena anche Vigilance, quindi qua diventa un bel martello pneumatico. Sì, qua la situazione si è un po' stabilizzata, vediamo un po' che succede. Attacca! Però attacca lo stesso, incurante. E anche questo in bis attacca. Sì, vabbè, questo caso qua è perché è un 5-4, quindi Kaena perderebbe comunque il trade. E quindi... E tira una Fury!
e tirano a fiori esiliando una Seasonic Pyromancer, facendo saltare probabilmente l'unica carta che avrebbe permesso di gestire la partita, che adesso infatti Caera finisce in cimitero, tutto tappato, entra Bon Crusher, e ormai direi che la situazione è abbastanza messa male per il nostro Matt Lawrence, mi sa, perché in campo ci abbiamo praticamente 12 di forza in campo. Vediamo un po' cosa viene giocato. Bronze Lion. Bronze Lion che potrebbe diventare un parante discreto, visto che può avere fino alla fine del turno indistruttibile. Vediamo un po', City of Brass dall'altra parte. Però ci sono sei. Ah no, rianima la terra. Rianima la terra e picchiano tutto. Cattiveria. Sì, qua si bisogna, bisogna. Sì, anche perché 13 punti vita dall'altra parte vanno erosi più in fretta possibile. Credo e mi sa che sia anche se para è letale a prescindere, o quasi. Infatti, no, non ce l'ha fatta. È finita così. Ha vinto Miss Cambo alla grande. The winner is...